No. Salve a tutti youtubers, qui è Sharkel e in questo video dopo tanto tempo su questo gioco sono tornato perché devo fare una rettifica perché dai video che feci sulla beta e anche le live insieme al qui presente Chen Wait che mi aiuterà in questo discorso un po' complicato per capire come mai questo gioco ora come ora sia diventato È un un cumulo di barlume di merda. merda. Purtroppo io sono veramente deluso perché ne ho parlato bene nei primi tempi perché era un gioco totalmente diverso. E intanto puoi cercare la lobby se vuoi, faccio una partita intanto. Sì. Guarda, io, cioè, intanto è una questione di marketing a parte per gli aggiornamenti che veramente sfasciano il gioco. Con gli aggiornamenti levano e introducono modalità, ma questi sono problemi secondari. Cioè, un giorno c'è il gioco delle armi, l'altro giorno c'è un colpo in canna, ma se io quel giorno voglio fare il gioco delle armi, no, c'è un colpo in canna. Vabbè, vaffanculo. Sta cosa veramente rotti i coglioni. Ma a parte questo, il cambio del bilanciamento delle armi. Cioè, io l'ho già il gioco ai tempi della beta e anche al lancio perché in pratica le armi non erano fortissime, c'era comunque un Precisione gunfight che bene o confermata. male durava, no? E premiava quasi sempre chi aveva più skill. Adesso è un casino assurdo. C'è un pompa che Bersagli one-shotta abbondano. tutti, aspetta Buona che abbasso caccia. l'audio. C'è un pompa che one-shotta con un colpo a qualsiasi distanza. Armi che veramente tolgono un Cristo. C'è il DMR che chi lo accessoria per bene con due colpi manda giù. Cioè, i gunfight non durano più un cazzo e non premono più un cazzo di skill. Va, guarda. Vabbè, qui adesso Uccisione. ho l'arma più forte io, quindi vaffanculo. E niente, cioè io voglio un gioco che sia lo stesso dall'inizio alla fine. Non voglio comprare un gioco, cioè, ah, è bello, poi dopo qualche Strategico giorno alleato me lo cambiano offline. totalmente perché qualcuno si è lamentato. No, chi si lamenta sta zitto. Io se ora vado su MW2, MW2 ai tempi c'era sempre l'OMP45 che era ritenuto OP. Se io adesso apro MW2 c'è sempre quell'arma che è OP e così deve restare. Non voglio che mi cambia il gioco perché è il gioco al quale mi sono affezionato e mi piace. Per com'è, non me ne frega un cazzo. Non è che hanno fissato i problemi di lag che c'erano all'inizio. Guarda sto elicottero di merda, le killstreak sono diventate OP perché prima le killstreak dicevano, Approvvigionamento sono nemico in troppo arrivo. scarsi, adesso ti shottano con un colpo. Guarda che roba. Proprio, veramente sono una cosa allucinante. Elicottero Le cecchino killstreak sono nemico. diventate. Poi c'ho il joystick che mi mena male, vabbè. E insomma, ecco per concludere, poi do la parola a Chain Wait. Lui sarà un po' più dettagliato di me, Amici, è andrà a specificare arrivato meglio un le cose. UAV Guarda sto ultimate. elicottero di merda che se ne va. Abbatto l'UAV. Per concludere, UAV appunto, io ostile spero che abbattuta. mo con il prossimo COD che dovrebbe essere Modern Warfare 4, ma io spero più in MW2 Remastered, vabbè, quelle sono speranze mie proprio che saranno destinate a morire, ma speriamo di no. E intanto spero che veramente cambino piani di marketing perché non se ne può davvero più. Vai tu, amico mio, fatti sentire, siamo tutti te. Ok, ciao a tutti, volevo parlarvi in questo caso in maniera più tecnica dei problemi di questo cazzo di gioco che abbiamo ovviamente pagato ben 70 euro al day one più Siamo avanti noi. 150 di Black Ops Pass, però ovviamente questa è una cosa a parte. I problemi principali di questo gioco sono principalmente quattro. Allora, prima di tutto la differenza tra la beta e il gioco che è attualmente oggi. Perché ovviamente la beta era molto diversa rispetto a oggi, perché in questo caso la beta aveva un qualcosa che lo rendeva molto competitivo, ovvero la Attivazione vita che sensori. era effettivamente alta. E infatti questo, cioè la prima fase della beta, poteva, cioè se ben apprezzata, poteva far sì che questo gioco potesse essere Segnale competitivo tattico ai livelli di online. Advanced Warfare, perché la prima fase della beta permetteva alle persone più brave di riuscire appunto a sopravvivere agli scontri e quindi insomma era una cosa molto buona per questo fatto qui, mentre attualmente e con la seconda fase della beta il gioco si è trasformato in un normale Call of Duty con però la vita che Segnale si tattico ricarica alleato online. manualmente. Questo è stato uno dei problemi principali, perché ovviamente a me è sembrato abbastanza stupido il fatto che abbiano cambiato così questa meccanica di gameplay, ovvero il fatto che la vita Avete visto fosse quanto è veramente sciolta più alta. quest'arma, porca puttana, guarda. Esatto, cioè proprio ti ammazzano subito così con lo svuotiscio quasi. Vabbè, andando avanti bisogna parlare Non stiamo più in del vantaggio. secondo problema, che in questo caso che è il problema più grave, tra l'altro sono i contenuti. Perché questo gioco attualmente ha pochissimi contenuti.
Il gioco è partito bene perché è partito con 14 mappe al lancio più Nuketown a novembre, quindi Dovevano il gioco. compensare la mancanza della campagna, e poi l'hanno messo la Battle Esatto. Royale che non se ne è Sì, accorto più nessuno. dovevano. Ok, sì, infatti, Comandi però ostili poi sul loro. conta un problema appunto abbastanza grave, che era quello ovviamente del fatto che il gioco, a parte questo buon inizio, dopo Nemici multipli dicembre, nello e a spazio inizio aereo. anno il gioco ha incominciato ovviamente ad annoiare le persone, giustamente. Questo perché ovviamente il gioco ha problemi molto gravi per quanto riguarda il fatto che non ci sono contenuti, cioè tanti Dardo sensore contenuti usato. per tutti, si intende, quindi non ci sono mappe gratis, cioè non ci sono mappe nuove gratis per Siamo in tutti, non ci vantaggio. sono armi nuove gratis per tutti, e quindi in questo caso i contenuti nuovi, però anche se sono pochi, sono stati limitati a poche persone. E infatti bisogna dire tra l'altro questi contenuti premium del Black Ops Pass sono Barricate tra l'altro pochi, pronte. perché il Black Ops Pass, nonostante costi ancora 50 euro, offre esclusivamente 12 mappe multiplayer nuove. E questo è già un problema, perché ovviamente per questo si va a diminuire già il numero di mappe standard, Selezionate perché con prima erano alleato 16, offline. mentre adesso sono 12. E vengono date due mappe ogni 2 mesi, ed è leggermente grave, perché abbiamo giochi o altri Ti giochi chiedo online supporto 1, multiplayer che ordine hanno nemico in supporti volo. molto migliori e che Quartiere in zona, ovviamente supporto sorveglianza hanno aerea. supporti migliori, nel Sbarcati senso che nemico ogni dall'altro mese sito. danno mappe in più, Attacco danno alleato questi pronto. oggetti in più come armi e cose del genere, e anche comunque sia cosmetici e altre cose che invece sono cose comunque sia inutili, ma sono cose Arriva un approvvigionamento. che sono diventate la base di questo gioco, perché la Treyarch Falcon, adesso fornire attacco attualmente lampo sta a queste puntando coordinate. esclusivamente sulla creazione di cosmetici e di cavolate invece di andare Barricata appunto a creare distrutta dai contenuti per il nemici. multiplayer. Questa è una delle cause per le quali il multiplayer sta morendo e probabilmente morirà con l'uscita del prossimo COD Bersaglio targato colpito. Infinity War, che speriamo Dardo bene che sensore sia un COD attivato. bello. Infinity Poi, il World sei prossimo. tutti noi, proprio. Esatto. Il terzo Ho bisogno problema di saperlo riguarda fare. ovviamente il reparto tecnico, davvero allucinante, terribile, perché abbiamo attualmente giochi di altre case, Trappola come piazzata. basta pensare per esempio al Battlefield di Casa Dice, quindi Battlefield 5, che in questo caso ha un frame rate davvero ottimo, ha una componente Attivo comunque sia segnale. visuale ottima e di ottimizzazione ottima, così E come un pesa sacco di altri molti meno giochi. giga, poi vabbè, lasciamo E perdere, una pesa cosa molto, allucinante. e Rimpulso infatti attivato. Black Ops 4 attualmente è uno dei giochi tra l'altro meno giocati, soprattutto per questo problema che non è da escludere. Abbiamo visto quindi il fatto che comunque sia che il reparto tecnico in questo caso c'entra molto, perché oltre al fatto che il gioco ovviamente pesa veramente tanto, e questo è uno dei problemi che ha causato il fatto che molti giocatori hanno alla fine sviluppato il gioco, appunto il peso, Il nostro oltre al segnale fatto tattico che è questo gioco in offline. confronto a molti altri giochi online è utilizzato veramente male, si gioca veramente male perché c'è un frame rate UAV ostile minore, in ci sono sorvolo. problemi interni, come uno dei C'è problemi, UAV appunto il ostile quarto problema rilevato. principale, ovvero il fatto che questo è un gioco online multiplayer che dovrebbe essere competitivo, che nel 2019 non ha i server dedicati. E questo appunto che ha fatto sì che moltissima gente appunto se ne andasse da Black Ops 4 per andarsi su altri giochi. Quindi questi sono stati principalmente i problemi di Black Ops 4, ovvero appunto la mancanza di contenuti effettivi, se non appunto la presenza massiccia di stronzate come appunto mimetiche e cose del genere, cose inutili in confronto appunto alle cose che servirebbero veramente, quindi mappe e armi per tutti. E poi, oltre al fatto Attivazione della sensore. diminuzione della distanza della beta e del reparto tecnico e anche dei server, questo gioco alla fine si rivela un gioco veramente problematico. Inoltre, un'altra questione molto grave è il fatto che Treyarch ha cercato di andare a sistemare, tra virgolette, il problema della mancanza di Costruisco contenuti una come mappe, barricata. andando appunto a mettere mappe già presenti, ma comunque con metodo diverso. E questa cosa qui ha fatto storcere il naso a molti, perché
perché appunto non sono contenuti nuovi, sono semplicemente contenuti riciclati. Quindi il problema principale è che Black Ops 4 attualmente è un gioco che ha contenuti riciclati, è un gioco È quasi fatto fatta. male Giochiamo e oggettivamente, torniamoci è a un gioco casa. problematico UAV per quanto nemici riguarda i multipli nello server ed è un gioco spazio aereo. deludente per quanto riguarda la Amici, differenza UAV tra quello ostile che è oggi rilevato. e quello che era prima. Sì, no, non è che pensano, vediamo un po' la community, il gioco come lo vuole. No, pensiamo ad aggiungere le stronzate ogni settimana, stronzate assurde, con sbloccare con le casse, fai 1000 tiri, poi ti dai duplicati. Ti fa dire quasi sempre duplicati, non ho parole. Vabbè. L'unica L'unica speranza, speranza, ovviamente, è ovviamente, la è la Infinity Infinity Ward, World. che Che cavolo, che cavolo. non Guarda, io i riesco a COD della sparare Infinity contro World lui. non mi hanno quasi, cioè nel senso, quasi mai mi A hanno me effettivamente mai, deluso. Quindi, avevo tutti i cioè io COD, ho a adorato me anche Infinite proprio. Warfare proprio, quindi, cioè nel senso, Infinity World sa fare meglio, tecnicamente molto meglio i COD. Poi magari sono gusti per quanto riguarda lo stile di gioco, ma cioè io se vado su Infinite Warfare, un gioco realizzato 10.000 volte meglio di sto BO4, che lagga schifoso, ci mette 4 ore a caricare una cosa, veramente allucinante. Cioè, andiamo a fare questo video per far sapere appunto perché non posso parlare prima di aver detto bene un gioco e poi dici che è brutto, sei un ipocrita. No, vedi che il gioco è stato cambiato totalmente per via di questi aggiornamenti di merda. Trigger ha rotto il Il cazzo bello un'altra anche è volta. il fatto che all'inizio il All'inizio il gioco gioco all'inizio all'inizio era era bellissimo bellissimo e e oggi è oggi. diventata una roba allucinante ed è questo il problema principale. Quindi attualmente bisogna sperare semplicemente per il meglio da parte di Infinity War, perché questo gioco Qua hanno aggiunto attualmente questi specialisti che non... sono tremendi, no? Perché sulla schermata di specialisti. Sto Spectre che ti appunto ecco. aggancia con la lama, ti cioè è una cosa incredibile da distanze Ecco, proprio. una cosa Questa che ti che ho aggra pure appunto la dimenticato. famiglia, come se niente fosse. Esatto. Una cosa di cui ho Uccisione dimenticato di confermata. parlare è stato appunto il bilanciamento. Reaper Infatti me Ecos, l'hai fatto controllo ricordare nuova area. adesso perché è un punto che mi stavo dimenticando. Ovvero appunto il fatto che, per esempio, no, questo gioco attualmente è criticatissimo. Perché perché oggi è molto criticato? È criticato soprattutto perché per contenuti mancano, per esempio, killstreaks. Mancano appunto dei contenuti per quanto riguarda armamenti e cose del genere. Soprattutto c'è il Mamma dei fatto nemici. che attualmente il gioco è bilanciato, però tutto questo è a causa degli specialisti, Approvvigionamento nemico in perché arrivo. attualmente cioè, il gioco è stato lanciato con il fatto che i giocatori devono usare questi specialisti, che non usano altro C'è che una dei squadra gadget, d'assalto delle ostile. armi che dovrebbero essere inserite come cose Siamo avanti noi. come Siamo avanti noi. killstreaks appunto, e non come cose che appunto Appunto, ottieni tieni gratis, gratis. Questo ha perché chiamato la questo è squadra la d'assalto differenza. che è OP. A inizio partita l'ha chiamata, io non ho parole. Inizio partita. È proprio Vabbè. questo, Guardali. che è stato appunto il Il problema problema di questo di gioco, questo proprio gioco. appunto il fatto che è ancora un problema attuale, ovvero il fatto che il gioco Abbiamo perso il attualmente comando. premia tutti perché tutti possono usare UAV queste ostile in abilità sorvolo. sbilanciate che Elicottero tutti restante. ovviamente hanno, Stiamo perché tutti sono evadendo specialisti. l'elicottero. Quindi questo è il problema. Perché la gente non mi Stiamo muore, ma loro shot, evadendo. guarda quanto shotta questo, io non lo so come cazzo fa, come All'ordine, cazzo torretta mettono le ostile armi, in boh. funzione. Vabbè che mo sto giocando anche con un joystick di merda e c'ho problemi a mirare, perché mi si è rotto quell'altro e non correva più, però, cioè, io veramente in certe UAV partite vado in nemico in oro. giro, mi becco un colpo e muoio, sparo 30.000 colpi io e non muorono, quindi non lo so, boh. Beh, Ditemi ma voi se... quando tipo vai a cercare il... Guarda questo con la lama, già iniziava poco la partita, boh, Amici, guarda, è UAV ostile allucinante. rilevato. Proprio, via, basta, rotti i coglioni, addio, vaffanculo.